Eccoci tornati, amici del grande Biliardo su Biliar Channel. Spero abbiate seguito la splendida finale della categoria Pro tra Andrea Quarta e Matteo Gualemi. Adesso i giochi si fanno seri anche per quanto riguarda le, la categoria cadetta dei nazionali. Quella che vi stiamo per offrire è la prima semifinale della categoria dei nazionali. Al commento. Io e il mio socio, come sempre, alla regia Mirko Bianchi, alle soggettive Franz Gagliardi e William Bardona, invece alle riprese invece, hanno cambiato... Ah no, no, mi ha mandato, mandato il sottotitolo male il mio regista, toppato in fallo, quindi Franz Gagliardi alle, alle soggettive e William Bardona, assistente di regia. Ciao socio! Buon pomeriggio, ti sento molto stanco dopo la finalissima in Rai. E... Dai, è stata una bella finale, peccato l'unico peccato di questa finale, questa settima partita che poteva e doveva essere magari per lo spettacolo anche più combattuta. Guarda, ne parlavo con Matteo, eravamo adesso al bar proprio a bere, a bere qualcosa, gli ho chiesto del tiro, il primo, quello che ha eh, cambiato un po' l'inerzia di questa, di questa finalissima. Eh, aveva in mente una direzione in effetto rispetto al punto che voleva colpire. L'effetto gli si è un po' spostato. Quindi ha preso una palla molto più scarsa del voluto. Non ha trovato proporzione tra la corsa delle biglie. Che tiro era? Perché era un passaggio sono... difensivo su un rimpallo in smezzata di quarta. E nulla. e da lì. Il Cannibale ha messo, ha messo la marcia. Sì. Un 13 anche un po' particolare se vogliamo. Perché ha fatto due passaggi sul 2 per poi rientrare sul, sul filotto. Però poi grande colpito il pa colpitura. pallino ritornato in difesa diagonale. Poi dopo non c'è stata storia. Ecco, per lo spettacolo, vedere una, una bella 53 a 0. Sì. Tutto sommato. Guarda, Matteo, aveva avuto anche un paio di episodi fo mh, fortunati. Un un rimpallo che gli ha uh, per, alla quarta partita però concentriamoci comunque complimenti Andrea sì, Quarta che si prende Andrea. la rivincita dello scorso anno eh, concentriamoci su questo importante torneo quindi il campionato italiano dei nazionali eh, è in pista ancora il leader della classifica della Fibis Open, colui che ha dominato questa stagione. Eh, Andrea Ragonesi, Andrea il Terribile, che ha già conquistato la categoria dei professionisti. Però si gioca a trovare questa eh, semifinale contro Biagio Maceri. Eh. Finalista della prima prova di Firenze esatto, nella infortuni. parte dell'altra dell semifinale, quindi la parte bassa della seconda semifinale, Sandro Giachetti ha già. Eh, acquisito il, eh, il passe per giocare la semifinale e dovrà attendere il vincente tra Martinelli e Scorza. Martinelli era avanti 3-2. Tra l'altro, se il nostro Mirko ci manda magari qualche aggiornamento. Dal suo portale ce lo fa scorrere sotto, vediamo a che punto è. Andrea Martinere avanti 3 a 2 e anche avanti nel, nel sesto 7, 40-37. Quindi si potrebbe De profilare un derby toscano in semifinale. Tra l'altro è curiosa questa situazione perché qualora dovessero fare la finale Ragonesi Giachetti, Giachetti passerebbe già a professionista, non importerebbe che vincesse il titolo dei nazionali, diventa una finale per lui. insomma. Di cui, cui gioca solo la finale, ma l'obiettivo di rientrare nei professionisti eh, sarebbe raggiunto chi si gioca il tutto per tutto per entrare nei professionisti sono gli altri due che sono chiaramente Biagio Maceri che sta giocando questa semifinale anzi però da adesso ce n'è tre in, in altri, altri due in pista quindi il vincente tra ehm, ancora sono in corso in, in pista Martinelli e Scorza che loro tengono ancora vivo il sogno di poter vincere il campionato nazionale e quindi entrare quindi Giachetti potrebbe avere anche eh, la chance il, potrebbe permettersi anche il lusso di perdere la finale qualora arrivasse in finale, solo però se in finale ci andasse Ragonesi, questo è il quadro. Intanto, questi due giovanissimi ragazzi, spendiamo due parole: eh. Eh, Sì, a Ragonesi po', c'è poco di cui parlare, eh, dallo, da tre anni a questa parte, fa, sta facendo delle cose davvero incredibili. Partito dalla prima categoria, ha scalato. Un po' il buono, e il cattivo tempo ha fatto nella categoria cadetta, eh, ha già vinto due prove della, della Fibis Open, uno dei pochi è difficilissimo vincere una Fibis Open con il parterre di giocatori ai nastri di partenza, e, e niente, è il giocatore eh, più in, in mostra, lui che sta, ha scalato tutte le classifiche nel giro di un paio d'anni, da prima categoria. E eravamo al Palavela di, di Torino dove vinceva il titolo in finale con il nostro, eh, intendo toscano, Michael Lunardi, per poi arrivare nella stagione scorsa, nell'altra nell stagione da Master, subito il passaggio nei nazionali e poi subito il passaggio nei professionisti. Quindi ha scalato le classifiche in tre anni, dalla prima fino a finali professionisti. Ha vinto Bi un numero non ben definito di gare, di primi posti quindi. Biagio Macere invece è un fan prodigio eh, del biliardo perché vari titoli tra cui anche quello Juniores qualche anno fa titolo di campione europeo eh, Juniores e poi insomma si è anche tolto il lusso di giocare anche qualche finale del campionato italiano sia di prima categoria e sia, master, dei, sia dei master. Persa come trangolo se non e quindi, già campione sì. europeo, già campione juniores. Entrambi sono campioni europei e italiani juniors sì. Quindi eh, è sicuramente un match di, di giovani E quindi quando vediamo in pista giovani Già non possiamo che essere contenti insomma. Assolutamente anche perché giovani A proposito di giovani Eccone uno inquadrato Non più giovanissimo però eh, Comincia a avere 27-28 anni Quasi trentenne Tommasino. Tommaso Capasso sì che lui già, lui già promosso dalla classifica FIBIS Open nei, nei nazionali. Avanti i ragonesi 25-15, Mascheri a tutto biliardo, questa raddrizzata, esplosiva la steccata del Cosentino, trapiantato tra un po' in quel di, di Caserta. Sì, tesserato al CSB Trick Shot di, sì, di Maddaloni. Dall'altro c'è tutta la compagine che ha seguito anche eh, il vincente del, del campionato di prima categoria Pasquale eh, D'Agosti. Quindi ha già acquisito la trick shot un titolo, un titolo importante, un titolo trampolino di lancio. Diciamo così. Sì, nella come categoria infatti, di... dicevo a Pasquale. Eh, gli ho detto oh, guarda che questo titolo l'hanno vinto persone che poi insomma hanno fatto e stanno facendo la storia, penso ai Quarta, penso ai La Manna, anche La Manna ha vinto un titolo di, di prima categoria insomma, certo. è un bel trampolino di lancio per entrare nel biliardo, nel biliardo che conta, insomma. è lo stesso Ragonese qualche anno fa quindi è un titolo importante e auguro una brillante carriera ad Agostino che sinceramente l'ho visto davvero molto bene, non me ne voglia il suo avversario ma era una finale eh, tecnicamente intanto, al senso unico. Insomma. Assolutamente, intanto Ragonesi tira fuori questo bellissimo sponde biglia dove realizza 8 punti e conduce in modo esemplare le biglie, 33-19 in suo favore. Tra l'altro, lo stesso Biagio Mascheri ehm, ha, ha giocato una finale del campionato di prima categoria. Se non vado errato, eh, non mi ricordo esattamente l'anno, ma mi sembra 2013. L'ha giocata in finale con Nicolas Groi. Ah, è vero, sì, è in finale finale, sì. lo stesso anno vinse il titolo di can... di... Di... del il campionato italiano Juniores, quindi fece sì. due finali. Ragonesi, Ragonesi, intanto, una marcia impressionante. 10 punti ancora. Sì, beh, è davvero devastante, Andrea, per adesso è, classico, è un giocatore un po' alla quarta, mi permetto di dire, nel senso che se comincia a entrare in ritmo, ha una colpitura devastante sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, non da meno eh, Biagio Maceri Questa era molto difficile, ma la conduzione delle biglie, nonostante il, il realizzo, non cospicuo, è eh, esemplare. Davvero una bella conclusione per Biagio Maceri che cerca di rimanere attaccato a un treno che sta viaggiando, veramente veloce. Sto parlando, quello di Ragonesi, 43 a 21. Il parziale, Ragonesi in finezza, cercare di dividere rischiosa questa difesa all'italiana. Però operazione ben riuscita per Andrea, per Andrea che trova. Una discreta difesa trasversale, attaccabile da una bricolla di tutto effetto, a scendere per, per Maceri. Ha tardato, 22 punti il Calabrese, la forza, giustamente, la misura è difficile trovare una misura Bravo. molto meglio per lui. Non prendere i birilli, perché avrebbe lasciato una comoda occasione a ragonesi, una no, discreta difesa diagonale con la biglia battente adesso che parte da sotto il castello decide per le tre anche perché è l'unica strada percorribile perché le cinque sono ostacolate o magari sono ombreggiate dalla, dalla posizione del pallino ricognizione per Ragonesi, indeciso probabilmente se andare di due o di tre o di tre di calcio, ma penso di tre di calcio c'è ancora, adesso dalla diagonale si vede sì di tre è abbastanza schematico sullo stretto del castello Invece Ma decide. Ha giocato modice. per il pallino. Sicuramente per venire in zona pallino. Eh, però adesso pagherà Dazio. Perché non era scontato il trasponde, perché è un trasponde mono punto palle mono forza. Ma è con tre... due forze molto diverse tra il giusto. e Sì, secondo me devi fare giocare il largo e spingerla, mm, lo giocare lo stretto all'italiano non mi piace. Ah, eh sì, perché la. La copertura no, perché prendi, non prendi la, la biglia sul castello è difficile. Poi trovare la, la messa. Io sì, mi metterei su una battuta un po' più larga e forzando, esatto, spingendo la, no, no, la sponda. Puntualizzavo questo il perché della, della scelta di poteva essere sensata. La, stella, la scelta di Andrea cioè di evitare di tirare un tiro monoforzo non eh entra sì. su questo 2 a modi 3 complice anche un taglio piuttosto abbondante 43:29. Eccolo qua, Andrea, il terribile. Questo è il, il soprannome che gli abbiamo affibiato qualche tempo fa ed eravamo, ed eravamo in quel di Gallipoli se non sbaglio. Striscio per Maceri, essenzialmente in chiave difensiva. Sì, poche vele, sa, di, di marcare qua. L'importante era conservare due quadrati opposti alle biglie cercare di interporre il castello al volo dragonese per il pallino da 4 mi sembrava fosse orientata la battuta al volo ma sicuramente pallino da 4 È un obiettivo raggiunto per Andrea okay. che si mette a 47 complice questo rimpallo dopo aver impattato il pallino lascia una conclusione non banale di fisso a a uh, Biagio Maceri che non credo perché però vada a rischiare questo fisso mm, giocherà il filotto ad andare avanti probabilmente Fatti. non è riuscito a biliardo non rientra moltissimo se avesse avuto un buon rientro a biliardo sarebbe stato uno strike questo la steccata era davvero valida forse appena troppo spinta ha fatto perdere un po' di rientro alla palla però insomma, sempre buone qualità escono dal braccio di questi due giocatori. E qua il nostro Franz ci può aiutare perché è proprio in direzione... Eccolo qua. Eh, Bellissimo. Sembrerebbe, sembrerebbe che veda tutta la bicia. Eh. Ci o proviamo. Perlomeno per credo veda per giocare lo striscio. Lo striscione forte. E ragonesi... Entra un sette sponde e va a segno ragonesi. 8 punti. punti decisamente impeccabile questa conclusione dei Ragonesi che si mette a 55 a soli 5 punti dalla chiusura del primo set set che se n'è andato via in pochissimo tempo ehm. Spondeviglia per Maceri comunque ancora una buona soluzione per lui, 2 punti Cerchiamo di capire chi sarà l'avversario che giocherà la, la semifinale contro Giachetti. se è già venuto fuori l'avversario Sandro Giachetti, quindi vince Mattinella Andrea come vi, abbiamo, vi avevamo pronosticato. Poteva succedere, è accaduto il derby toscano nella semifinale eccolo qui il campione italiano di prima categoria Pasquale D'Agostino che nell'intervista ha ringraziato è stata molto bella ha ringraziato tutta la, la sua famiglia anche tutti coloro che lo hanno sostenuto tutti i compagni di squadra della Trickshot che lo hanno sostenuto per questa edizione insomma questo importante titolo che è riuscito a portare a casa Pascal Simon, è un vero piacere vedere questi nuovi campioni interpreti di una vera sportività, siamo d'accordo e ti ringraziamo per il messaggio, Pascal. E Aragonesi, con un altro striscione che poi è diventato un sette sponde, chiude il primo set 1-0 per il torinese, pubblicità per noi. È bello questo spot di lavorina eh? sì, sì, sì. bello se cambiano il soggetto perfetto no ma sono i prodigi della, del videomakeraggio no? <ride> sembra che tu faccia tutti i colpi al primo al primo, al primo tentativo cioè. se abbiamo, ci abbiamo messo 25 secondi a farlo eh? sì, sì. 25 secondi a tiro <ride> a tiro perché ci pensavi anche quando ti mettevi in punteria non tiravo con la mia stecca eh sì eh. in effetti uno sfaccio senza effetto mano <ride> sul panno ha bisogno dai. intanto un bu una buona palla al volo per uh, Maceri realizza tre punti Spondebiglia per Ragonesi da diminuire di forza e aprire effetto. abusa E questo non me l'aspettavo eh. pensavo che mantenessi gli standard precedenti, Ragonesi Beh comunque una parte magari all'inizio dell'incontro non ha ancora percepito lo scivolamento della sponda, è stato in garanzia. Bricolla per Maceri, sul largo, le biglie si aprono in difesa trasversale. al volo era con essi di due lunga e eh, qui verrà rovinosamente buon per lui che ne beve solo 4 e, e alla fine ti dirò a conti fatti da come era partita questa biglia c'era da firmare a rimanere così a berne solo 4 si si a biglia vista l'avrebbe messo in banca questo Ancora ero. sullo stretto, maceri. Ancora a riproporre umore. la stessa posizione. Si mantiene dal lato esecutivo più comodo per i destri, quindi la battuta verso destra. un iconeo di questa esecuzione potrebbe essere quello di intercettare il pallino, ma invece sta benissimo dalla parte di sfaccio. Uscita elegante di Andrea Lagonesi che dimentica immediatamente l'errore del tiro precedente, dove aveva concesso 4 punti a Maceri. Gli propone anche una smezzata, dove doveva fare attenzione. La gioca bene: Maceri. Probabilmente esiste la possibilità intercettare Veglia. Sì, per un passaggio difensivo. No, non giocato bene questo passaggio. Personalmente mi piace allungare l'altra e quindi costruire una specie di traiettoria. Di giro stretto. stretto. Eh, Anch'io anch l'avrei giocato un po' di parabola per assicurarmi una presa di palla maggiore. Non si sviluppa la denterina del serpente, la deviazione del pallino non è proficua per maceri. Solo tre punti per lui. Però tre punti che lo portano in doppia cifra, 10 a 0 per maceri. per Ragonesi e il talento Piemontese qua ci rimane un po' basito perché pensava di aver trovato una traiettoria migliore risulta stretta e si espone alla conclusione frontale di Biagio Maci di lasciare Biagio mano sul panno non è mai un affare ma eh, questa mi viene da pensare posso che dire? Eh. alla quello originale, originale. Sì, sì. mi viene da pensare che, che non la vedesse bene perché è un errore troppo grande no, secondo me la vedeva benissimo si è un po' spostato ce la fai rivedere Mirko al replay quando puoi intanto di calcio, calcio. e qua va poteva fare leggermente meglio di così Rizza 4 punti ma si sposta con eh, ancora torniamo indietro, indietro. No, no, è passato a un velo da, quella, da quel birillo. Oh, secondo me c'è passato lontano. Scherzare. Ma guarda che eh, c'è eh, un passagli fermo Passagli tu vicino con quelle foto. C'è un là. fermo immagine dall'alto che si vede benissimo che c'è tanto posto. Eh. Ah, guarda, sì. gu guarda guarda quanto posto c'è. Guarda che questo posto è tanto, vedi l'aria, eh, vedi il verde, tanto verde. Eh, ho capito, mira tua vicino al birillo. Poi io me li segno buoni però. Ma, mh, ma si tratta di due centimetri dal birillo sono d'accordo. È una, è una tolleranza che l'occhio si prende. Ma scusami, eh, ma mh, se avesse avuto questo tipo di problema, si sarebbe chinato, infatti, non si è mica chinato. Infatti, l'errore le di questa palla probabilmente è che lui ci ha andato il fatto che lui la vedesse male o non, non fosse sicuro, te, la, non te lo voglio. dice il tipo di steccata che ha dato, che non è stata una steccata fiondata gli avrebbe potuto far fare il tiro, cioè mangiare un po' di quello scarto, intanto bellissimo questo eh, traversino di mezzo colpo. La, la prima colpa del, del tiro è stata una, una steccata non fiondata, generalmente succede quando non si è proprio sicuri, la qualità di steccata è veicolata dalla sicurezza. Invece è stato un po' pigro a non chinarsi. Oh, ora mi garbi. No, te lo domando perché secondo me no, sì. non credo che Biagio... Ma allora, di fatto non, è, non è, un è un giocatore, molto istintivo. Chiaramente si fida dei suoi mezzi, tanti, peraltro. E a volte compie ancora qualche leggerezza perché i ca capelli, come vedi, i maceri bianchi non ne ha proprio, se no, sarebbe ancora più bravo di quello che è, secondo me. Ma quello sicuramente su lo sai, la tesi dei capelli bianchi la sposo sempre. Però secondo me se ci fosse stata un'incertezza, fosse stata una biglia al limite, mi si sarebbe chinato. Cioè, non importa avere i capelli bianchi per chinarsi. Per, quello, per un colpitore come lui, secondo me, non importa. Oppure è semplicemente stato un errore di valutazione. Però io vado, vado a ricercare il tutto nella steccata. Ed effettivamente la steccata non è partita un gran bene. E poi si può anche sbagliare, nel senso che non è, non è proprio scontato che le debba fare tutte e tutte. No, qui chiaramente noi da seduti non, assoluto, non sbagliamo mai, Ma se che... non ho sbagliato un tiro, questa Adesso vediamo la scelta di Andrea Aragonesi. Sono circa pari. 20-16. Ragonesi di prima a portare le biglie nel quadrato di destra. Buona questa soluzione, soprattutto buona. La biglia battente come è stata pilotata, non male davvero. È costretto Maceri a sfuggire sulla palla scarsa. Era mano sul legno, quindi era più difficile da lavorare. La presa grossa ma complice il pallino riesce comunque a trovare una sorta di difesa. Sicuramente la strada del, del filotto è inibita appunto dalla presenza del pallino. Dragonesi, ancora un'occhiata. e poi giustamente gioca l'americana a parificare risulta appena largo il tiro ma ancora una volta ottimo controllo della palla battente di cui è titolare la palla gialla e ancora una volta a sfuggire di pelo di palla Piaggio Maceri Bricolla per Ragonesi, traiettoria sullo stretto del Castello. Centra perfettamente Ragonesi. 6 punti, ottima soluzione. Il Andrea... talento torinese. Andrea dopo il vantaggio in avvio di Maceri. Ragonesi adesso mette la freccia. 22 a 20. 5 sponde di calcio. Sullo stretto per Biagio Maceri. È stretto ma non stretto per marcare. Anzi la prende. La parte larga, questa biglia e non difende giro oppure travezzina a girare. Adesso vedendola dal vivo, mi sembra più un travezzina a girare dalla palla grossa, sì. Eh, ne fa tanti, Andrea. Sono 14 in totale, pesantissimi. Vediamo il termine: a corsa della viglia 36 per Ragonesi che non si è lasciato sfuggire questa occasione. Eh, come avete visto Andrea è stato molto bravo a conservare lo zero in prima passata, a svilupparla proprio dalla grossa, gli avrebbe dato molta più stabilità per mantenere l'avversaria la, sul filotto, la risposta di Maceri colpo in testa. Via il filotto subito, altri due punti in terza passata, fanno 10 in totale. Cerca di rimanere attaccato Maceri, ma purtroppo per lui non ha difeso, quindi un'altra ghiotta occasione per il talento piemontese che potrebbe andare a fare anche il pallino di lunga lunga su una raddrizzata a più passate, 14 al tiro precedente, dalla grossa Andrea, via il filotto ancora di seconda, si sostiene, non guarda quel pallino, 8 punti, riesce anche a riquadrare in difesa, vero strepitoso Ragonesi nelle esecuzioni frontali. 44 a 30 il parziale. Gancio di Ragonesi. Super lavoro per Franze che stava seguendo il viso di Ragonesi su e giù. Angolo intanto per uh, Maceri. Anche se sembra perplesso Biagio. Bravo. Grande palla questa di Maceri. Capolavoro. Capolavoro. Vediamo se torna a calpallino da treci Steola Bravissimo Maceri. favoloso voloso Biagio. Tiro Maceri. più bello dell'incontro. Anzi, più bello fino adesso di, di questa giornata. 11 punti e si riporta decisamente dentro a questo set. Di rimpallo per il pallino da 4 non lo realizza Ragonessi. E eh, ha lasciato questi 4 punti sul tavolo che potrebbero risultare anche determinanti. Vediamo se... Va di sponda a Mascheri per il pallino da 4, quindi direttamente dalla lunga per ricavare un traversino. C'è un eh, buono schema di gioco, bisogna vedere se passa tra pallino e sponda. Eh, invece non si fida di questa conclusione. Attenzione ehm, alla forza Mascheri. perché pare sia sfilato un tantino lungo ma dovrebbe aver difeso almeno per lo sfaccio. Questo è l'allineamento delle biglie piene, quindi... Sì, tra l'altro per il doppio angolo, per l'angolo di seconda c'è il pallino. Beh a questo punto l'angolo diventerebbe di mezzo colpo di prima a incrociare cioè a rizzegovinare l'angolo alla nocerina che bravo bravissimo Ragonessi. che capolavoro ci hanno fatto vedere un paio di conclusioni prima maceri adesso ragonesi davvero strepitosi eh, hanno... quanto sono bravi questi ragazzi tra l'altro stanno giocando non solo in attacco ma un buon biliardo dal punto di vista tecnico, della, strategico più che altro, è qua. E qui Maceri fa l'errore, che non ti aspetti proprio nel momento decisivo de, del secondo set, dopo aver fatto quella bella conclusione, cercare, aveva cercato la rimonta, e l'aveva anche trovata. Non c'è del libera. Ragonesi a biglia libera, accetta la biglia sul posto, non mette la Chito. Deve realizzare il filotto ragonesi per far suo anche il secondo set, andare 2-0, ne fa 6. Appuntamento alla chiusura. Crediamo solo rimandato, ma il Maceri si trova a 41 un po' attardato, a 19 punti dalla, dalla vittoria del 7. Più che altro, qui secondo me deve andare di due modi 3 anche perché dalla lunga si metterebbe in zona pallino entra perfettamente Ragonesi, e eh, ma scusate però era difficile obiettivamente anche difendere a meno che non avesse preso il castello eh sì, l'unica sarebbe stata fare la perfezione quasi di misura e far scivolare la subiglia in buca. Dragonesi sponda biglia, si prende quel birillo che gli mancava per andare 2 0. Quindi per adesso dominio da parte del Piumentese nei primi 2-7. Eccolo qui nel toolbox, box il replay dello Spondavidia che ha dato la vittoria aragonesi anche per il secondo set, pubblicità per noi. Siamo in diretta per seguire il terzo set di questa semifinale del campionato italiano dei nazionali tra Ragonesi e Maceri. L'altra semifinale che sta in incominciando in questo momento vede impegnati due toscani, Sandro Giacchetti e Fiorentino di La Strassigna e un altro toscano invece Andrea Martinelli di Pontedera allievo di David Martinelli non parente in molti tante volte ce lo chiedono difficile questo avvio di partita ancora una volta per Maceri che non riesce a confezionare questa bricolla rimane stretto e corto possibilità di replica per Agonesi che potrebbe battere Indeciso perché ha varie soluzioni. Quella da prendere in considerazione per prima, secondo me, sarebbe il giro di scambio. Ottimo streaming, riesco pure a vederlo in maniera ottimale sul televisore. E noi siamo contenti, Saverio. vi posso far dare dei consigli tecnici anche dal nostro tecnico Mirko Bianchi per una migliore visione dal, dalla Smart TV ciao Mirko ciao no, illuminaci no, no, l'informazione è che tutti possono vederlo sulla tv comprando delle piccole aggeggini molto economici che si chiamano Google Chromecast che trasformano la televisione in Smart TV e così facendo possono vedere Billiard Channel semplicemente utilizzando il telefonino okay, E vedendo le cose sul proprio televisore quindi si trasferisce praticamente si trasferisce il telefonino sul televisore esatto eh. ma si legge anche poi tutti i messaggi e quant'altro perché sai Tutto. poi li... e allora <ride> usatelo con parsimonia <ride> giro per eh... Maceri 4 punti. Arrivo pallino da 3. Perfetto, Biagio Maceri. Sette punti per lui su questa bella conclusione. Sblocca le marcature per questo terzo set. In finezza, Lagonesi cerca di contenere la, la corsa della biglia battente, ma non ci riesce, complice una porzione finissima. Presa questo tipo di conclusione, Maceri. Il minimo sindacale, 7 punti su, questo, su questa raddrizzata: 4 punti di Castello e 3 di Pallino, e gli altri 7 punti per Maceri si porta a 14. Inquadrato Biagio Maceri, apparentemente sereno nonostante lo svantaggio. il colpo in testa Ragonesi, ancora via il filotto, bellissimo disegno delle bilie, una forza controllata a tre passate scarse, tutto molto bello per Ragonesi, 8 punti e difesa di mezza, anzi un po' di più. Di più che dimezzato lo svantaggio quindi 14 a 8 il parziale. Buona la divisione in surplus di, di Biagio Masceri che allunga il gioco con estrema semplic semplicità, un tiro di riposo per il campione del in Campania, ma di origine calabrese. Bricolla di parapola per Ragonesi, che centra perfettamente il castello, 4 punti, un'altra perla, la seconda consecutiva da parte di Ragonesi, sfaccio quasi tutto biliardo e Bricolla, assegno prima ed assegno adesso. 12 in totale alla ricerca del pallino in questo passaggio difensivo, bravissimo Maceri, un capolavoro difensivo premiato anche dal, dall'impatto in assoluta finezza che non ha precluso il fatto di difendere per lui con la biglia battente. 14-12, ottimo livello da parte di questi due giovani ragazzi che stanno giocando davvero bene al biliardo. Sicuramente meglio Ragonesi, ma Biagio Maggi si sta difendendo. Non si accontenterà Biagio di solo del podio, anche se è un risultato davvero prestigioso. Ma vuole tenere viva la speranza di poter accedere alla massima categoria. Lui lo potrà fare solo vincendo eh, questa, quest, questa partita e la finalissima. Mentre Ragonesi alla categoria dei professionisti c'è già. Un altro che spera nel titolo o nel ripescaggio è eh, sicuramente Sandro Giacchetti che si trova in semifinale a giocare contro Martinelli, ma la duplice opzione o vincere lui o veder vincere Ragonesi. 21 a 12 per Biagiomasci e riticava da questa posizione un pallino da 3. Ancora segno Ragonesi su questo traversino di effetto a tenere, 4 punti e allunga bene le biglie, non in difesa ma non è che lasci molto spazio di manovra, andrà in ritirata in un passaggio difensivo eh, Maceri andando alla ricerca del pallino da 4, ha dovuto dare tanto effetto perché il pallino si trovava praticamente in buca di mezzo. Così si chiama in gergo biliardistico la metà della sponda lunga. Eh sì, quando i biliardi avevano le buche. Tanto sfaccio per Vediamo Aralinesi se passa dal rimpalla. Non passa da questo rimpallo, rimpallo che gli dà in dote il pallino. Fortuna. Si mette davanti a quel pallino. Si pagherà Steola però. Insomma, poteva andare molto peggio, 4 punti almeno. Una steola comunque deve alzare il pallino, la sua la deve prendere tanto scarsa, non è proprio una steola, ma sei sicuro che batta steola. Ma io penso... Ma guarda tirare che non è pallino. messa male per tirare addosso al pallino. Eh. Eh, Bravo, l'ho eh, sì. vista male io allora. Bravissimo. In modo controllato, così davvero una chicca, questa di... eh. L'avevo visto, mi tradisce spesso di... la Zemutale perché la guardo dalla camera dello Strato e mi sembrava più attaccata, cioè mi dava l'impressione proprio di non poter uscire se no, perché la Steola, capito, Gianluca? Bisognava prenderla tanto scarsa la tua, corre di più. Bisogna alzare bene il pallino. C'era questa ottima possibilità di combination, l'ha giocata davvero molto bene, sì, di giocarla a questo tipo di forza controllata. Eh, è anche più semplice però mh, insomma ah, diventa proficua, chiaramente un 5 mh, bastava non è che sì, obbligatoriamente sì, fare. bisogna fare 11 però insomma guarda, bastava 7 7 era, era bello bottino, e 11, 11 era il massimo Qui esatto. penso abbia fatto il massimo Andrea perché se avesse preso palla più grossa sì, avrebbe impallato Avanti Macer in questo terzo set, importantissimo per lui per rimanere dentro alla, a questa semifinale del campionato italiano dei nazionali, sta per iniziare anche l'altra tra il derby toscano: tra Martinelli, Andrea e Sandro Giachetti, entrambi vincitori di una prova quest'anno, rispettivamente Martinelli e Andrea in quel di Luciano in finale con Antonio Aquino e Sandro Giacchetti, l'ultima di Desio, in finalissima con Crocifisso Maggio. Dragonesi controlla la posizione della biglia bianca anche per cercare di capire quanto deve curvare o se deve curvare per evitare il pallino, deve curvare, alza a poco meno di 45 gradi la stecca, bravissimo Ragonese, 5 punti di qualità, è un buon impatto sicuramente sul pallino, a premio di un ottimo gesto tecnico comunque. Buona anche l'uscita di Biagio Maceri, Garuffa per Ragonesi sul largo, importantissima è la forza. Forza sufficiente a condurre le biglie in difesa. Andiamo a mandare al volo. Viaggio Maceri qui combina un disastro eh, beve, eh, concede 8 punti a Ragonesi che ci mette il carico da 11 poi con questa raddrizzata da 10 punti si porta da una situazione di svantaggio addirittura in vantaggio di 9 punti vediamo se riesce a rispondergli Biagio questa bellissima raddrizzata non riesce però ad aprirla la steccata era ottima ha mancato un po' di effetto l'arbitro Nicola di Turi del Comitato di Milano perplesso Andrea Aragonesi in questa posizione si mantiene sullo stretto e realizza quattro, addirittura 8, 12 punti addirittura super pieno di Aragonesi questo fa malissimo con Maseri che ha il problema anche di levarsi dal pallino, pallino che sarebbe sufficiente a Ragonesi per far suo il 7 portarsi sul 3 a 0. Cosa che probabilmente accadrà perché tirerà per l'angolo il pallino Ragonesi. Trova perfettamente in pieno il pallino 3 a 0. Andrea Ragonesi ha un solo set dalla finalissima. This championship is being played with the new Arameth Tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably, the best pool ball balls in the world. This set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith range of ball and cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Ed tornati Unragonesi partito fortissimo. Iaggio Maceri, in tutto sommato un pochino sottotono. È vero che in questa eh, parte finale dell'incontro ha patito quell'errore dove andando al volo ha concesso 8 punti e poi ne ha pagati 10 di raddrizzata. Questa è un po' la chiave del, del terzo set. Però Andrea Aragonesi assolutamente meritevole fino a questo momento forse un po' severo il parziale ma ci può anche stare rimpalla su questa raddrizzata di una passata se l'era andata a vedere bene lo può subito attaccare macelli che non tira immediatamente sul filotto ma cerca di portare anche le biglie, giocato di palla grossa a sviluppare di effetto, realizza solo due punti, due punti che non fanno male soprattutto contro un giocatore che ha sicuramente il vento in poppa in questo momento. Sponde Biglia. Per il torinese, ancora segno, è addirittura 10. Apre le mani la palla bianca a portarsi dietro un birillo in più in premio di un'ottima esecuzione. Eh, questa è una conclusione che anche psicologicamente fa, fa malissimo a Maschery. Eh. Che comunque rimane. Rimane lucido su questa bricolla guarda in qua. chi c'è. Guarda che coppia eh? Martinelli, Gualemi davanti a ma dietro a Mario Alibrandi e accanto a Ferdinando Malliti. Gualemi, Martinelli a mangiare la pizza. Si, sì, eh? sì, sì, Oddio, pizza. anche Matteo a mangiare la pizza. Ma, ma. <ride> è un bel cavallo a mangiare la pizza, Matteo. Eh? Non fa un giro a vuoto. Spendiamo <ride> anche lì il socio. 14 punti di ragonesi, tutti di calcio. Adesso deve tirare fuori una gran bella conclusione Maceri di qualità a questo tiro, ma non dava delle garanzie difensive, anzi. stesso tiro giocato in una condizione di punteggio, di vantaggio e di serenità da parte di Ragonesi che si prende tutto il tempo necessario per studiare bene questo tipo di conclusione, io credo che poi vada di schiacciata eh sì, ad andare... è molto simile alla precedente però molto più efficace da un punto di vista di punteggio addirittura con l'impatto col pallino anche in termini di rimanenza, lascia questa parificazione sfalzata di un diamante. Gesto carambolistico fatto da Aragonesi a termine, corsa della, della biglia avversaria. I carambolisti tendono ad accompagnare la biglia battente verso la, la carambola con il corpo, stessa cosa fatta da Andrea il Terribile. 25 a 6. Vediamo se Andrea cercherà dalla lunga per portare la bianca verso la lunga opposta e cercare una sorta di steola, Perfetto. Era questa è la sua intenzione, forse un tantino lunga, ma no, mi sono sbagliato. Perfetta, anche questa. Certo, davanti 3 a 0, avanti 25 a 6 si fa davvero davvero tanto dura per eh, Biagio Masheri è eh, già dura sai un po lo scoramento c'è perché anche perché tra l'altro ti rendi conto di giocare con un giocatore che non sbaglia mai e magari Biagio non è non è tanto a posto ecco. semplicemente un po di eh, stanchezza però, è vero che sono perlomeno se era a posto <ride> non lo fa essere tanto a posto questa forma di ragonesi ancora a segno, mai un giro a vuoto per Andrea Aragonesi, quattro punti anche su questo striscio di passaggio, giocato anche per la presenza del Pallino che allarcava lo specchio del Castello. Una buona conclusione adesso per Maceri che però Ronza intorno al Castello, va di nuovo il pallino da quattro e altro. È entrato un po' in questo turbine da cui non riesce ad uscire ma molto più Gianluca per la, per la bravura di Ragonesi anziché per dei meriti suoi. Sì, non no, niente da dire adesso, ci, non so... Chi si accontenterà di fare il pallino se passerà questo giro bene, se no eh, invece passa. Oltre 8 punti. punti. Il pallino spostato da Ragonesi non è andato sulla traiettoria della biglia avversaria che si è diretta verso il castello realizzando altri 4 punti. 8 in totale 37-6, anche un parziale anche troppo impietoso verso, verso Biagio Maceri Che ci di rimanere dentro a questo incontro, realizzando benissimo questa Garuffa, 6 punti. Sfiora anche l'ultimo birillo del filotto, ma non lo abbatte, 37 a 12, nel tubo box. Replay questa splendida Garuffa. Garuffa anche per Agonesi che sta sull'interno. Divide. Non concede un'occasione facile al suo avversario. Quindi, qua tutto quello che si marcherà in tabella, Maceri se lo guadagnerà e come? Se adesso deve solo stare attento: Andrea ad essere ordinato, non rischiare nulla, pallino da tre per Maceri. Un impatto che non gli consente di portare in difesa le biglie. E girone probabilmente per Ragonesi. Primo, gi primo sì. giro a vuoto per Ragonesi, forse in tutto l'incontro. Però è un giro a vuoto relativo perché ottiene una sorta di steola. Vediamo se in finezza potrà ricavare qualcosa a Maseri. Bravo, è riuscito a toccare la sponda corta con la battente. C'era anche il pericolo di andare in lunga e non avrebbe assolutamente difeso. Sì, forse avrebbe anche addirittura ritoccato le due biglie. Una buona steola, una bella manovra da parte di Marci, elegante, di lunga lunga. No, no invece è di, di, di tre. Nulla pensa come noi, aveva un, un buon riferimento, si è accontentato di. Si era sicuro con campano. quella diagonale di, di Evidentemente l'aveva la bene negli occhi, sì. bene nelle, nella, nella sua conoscenza con la diagonale. Fisso per viaggio eh, Maceri tutt'altro che semplice perché prendere una quantità finissima di biglia e eh, non parlavo a caso. È facile fare questo errore. Agonesi ci brinda sopra. Giocherà eh. lo sfaccio di palla grossa. Qua potrebbe essere il colpo del K.O. Non è, cioè, non è semplicissimo. No, eh? No, La Bianca <ride> deve battere sulla parte sinistra. Io non mi stupirei che se Dragone battesse l'angolo, eh. potrebbe anche semplicemente spingere il pallino da 3. Non è, è reale. Allora se va a prendere lo steccone, non gioca il pallino da 3. Nella prolunga, non gioca il pallino da 3. Secondo me giocherà all'angolo di prima e palino da 4. Angolo di prima e palino da 4, ehm? da 4. Mm. Però potrebbe anche. essere una soluzione. Oddio, il fatto che si sia messo lì a vedere forse eh, sì. mm. invece di palino da 3, palino da 3 a sollevare, bello umile, sì sì, era sicuramente un'opzione a conti fatti era, è stata anche un'opzione ah sì, molto perché, molto valida anche varia. perché avanti è sicuro di assicurarsi il 3 comunque un, un degno piazzamento delle biglie quindi non, non serviva a forzare giustamente cerca di rifugiarsi in difesa Maschery. Bricolla per Aragonesi sul largo del castello, apre le biglie e pallino probabilmente sulla traiettoria almeno del 3 sponde, il 5 sponde dovrebbe, dovrebbe passare, vediamo se riusciamo a disegnarlo. Eh, il 3 sponde preferisce la bricolla di parabola. Eh, stavo dicendo qui per non farla larga si rischia di farla stretta. Eh, questo è... Giochi sono fatti Gianluca, mi sa. Sì. Non potrà mettere, prendere palle in mano per... Uh, non posi... metterà l'acchito, potrebbe mettere in No, No, scusate, è, ma... sì, è l'acchito. Uh, il pallino è proprio vicino alla penitenza di partenza, che il giro. Giro chiaramente mano sul panno. È un giro che realizza molto bene Andrea Ragonessi con questi otto punti, e adesso si attende solo i titoli di coda per questa semifinale. Che non ha avuto molto storia. Un grande davvero Andrea Ragonessi sì. implacabile. Andrea il terribile, una grande semifinale. Quindi sta per staccare il biglietto per la finalissima del campionato italiano dei nazionali. Mi ricorda molto la semifinale di Gualemi contro Maggio, che gliele fece tutte. Eh sì. Non rischia proprio niente comunque Aragonese Stecca bassa, senza rischiare rimpalli di colpo. 3 punti per lui. cresciuto anche ancora ragonessi eh sì. l'età sicuramente età e talento giocano parecchio per lui sì. mi ha guarda veramente veramente impressionato e non era facile impressionare ancora di più per tutto quello che ci ha fatto vedere però abbinato poi ci sta anche che, che giochi anche in modo più sereno eh, perché chiaramente avendo già acquisito il titolo eh, il, il passaggio alla categoria dei professionisti gioca solo fantastico aragonese per però veramente, veramente incredibile questo ragazzo vado a prendere due parole da loro e concludi nel frattempo intrattieni un po' arrivo subito ed eccoli intanto li vedrete tra poco qui vedete Ragonese inquadrato sorridente e tra poco vedrete invece gli highlights di questo, di questo incontro tanti saranno gli highlights di Andrea Ragonesi perché di cose belle ne ha fatte davvero tante. Giocatore sicuramente proiettato agli altissimi palcoscenici del biliardo. Qua è stato intanto il tiro su cui abbiamo discusso io e Nicola. Più che altro sulle motivazioni di un possibile errore, Ragonesi quindi che già qualificato alla categoria dei nazionali pro eh, si prende anche la briga di arrivare in finalissima al campionato italiano dei nazionali. Ad attenderlo, il vincente tra Andrea Martinelli e eh, Sandro Giachetti. Se vincesse Sandro Giachetti sarebbero passati entrambi, Ragonesi dalla classifica e Giachetti. Di conseguenza, se vincesse invece Andrea Martinelli l'altra semifinale, Andrea Martinelli vincendo, passerebbe eh, però Ancora i lights eh, di questo bell'incontro, una ah, splendida parabola e è un, è un buon contatto col pallino. Per quanto riguarda Aragonesi, e qui un. Una stoccata alle gambe di Maceri, questo striscio di leggero effetto contro, dove ha realizzato ben 12 punti. Che è stata poi la chiusura del terzo set, sponde palla da 10. La bella garuffa di Maceri, è arrivato Nicola con i protagonisti. A te, Nicola! Eccomi qua nel salotto delle interviste, sono con Biagio Masceri, lo sconfitto di questo incontro Biagio, però alla fine è una stagione che era partita alla grande con la finalissima di Firenze abbiamo concluso questa stagione con un dignitosissimo terzo posto nella categoria dei nazionali alla fine sei contento di questa stagione? Sì, sicuramente è una stagione che poteva andare meglio, però eh, comunque è stata una delle mie migliori stagioni quindi non c'ho da, da rammaricare niente. Alla fine ho giocato quasi tutto l'anno bene, eh, si poteva fare di più, però c'è da dire anche che ho giocato due o tre volte sempre con i più forti, con Andrea, con… Eh, merito a loro perché hanno giocato sempre benissimo. Eh, che dire, io sono contento di questa stagione. <ride> più di questo… si poteva fare qualcosina in più, però… Comunque, insomma, la tua crescita negli anni è stata esponenziale. Sei partito dalle categorie di base, ti sei tolto tante soddisfazioni, sia in campo italiano, ma sia anche in campo internazionale da giovane, e hai proseguito la tua carriera. Dai, a tappe, a piccoli step, secondo me ce la potrai fare ad arrivare nella massima categoria. Allora, speriamo innanzitutto di arrivare alla massima categoria. Io penso che in questi ultimi due anni sono migliorato molto anche grazie all'aiuto di. De... Della trick shot che ci, ci fa stare sempre insieme, ci fa confrontare sempre con i giocatori più forti della zona, ci dà una mano in tutto e per tutto. Questo volevo ringraziare, Luigi Ardò. Quindi, complimenti dai, per questa stagione. Ci rivediamo nella prossima. In bocca al lupo, e speriamo di. <ride> Grazie, eh, gli, gli riporterò sicuramente. Vieni, Andrea. lei sentiti? i complimenti del tuo avversario? Grazie. Eh, Andrea, una grande partita la tua, veramente impeccabile in tutti i colpi. E adesso c'è questa finale. Sì, sono veramente contento di essere riuscito a esprimere un bel gioco. Comunque, tutto il giorno che sto giocando abbastanza bene. Direi. Quindi adesso manca solo una partita. Speriamo di dare il meglio. <ride> eh boh. Comunque il risultato di conquistare già la categoria dei professionisti ti mette una serenità in più e dover giocare solo per il titolo e non per qualche cos'altro? Sì, sicuramente un po' di serenità in più c'è, però comunque uno scudetto è sempre uno scudetto, un titolo è un titolo, quindi quell'ansia giusta c'è, diciamo. Allora non ti rubo altro tempo, ti mando a concentrarti e in bocca al lupo per, per la finale. A te Gianluca. Ed eccoci qua, belle le parole oneste, proprio intellettualmente oneste, le parole di Andrea Aragonesi che giustamente dice: Sì, sì, è vero, sono professionista ormai, ma un titolo è eh, un titolo è eh. lo scudetto da appendere sopra il cuore quando l'abbiamo detto, detto tante volte, ha eh, un valore particolare e che rimane tutta la vita. Noi vi rimandiamo alla finale dei, del campionato italiano nazionali, sempre qua in diretta su Bigliar Channel. Mi raccomando, state attenti alla notifica che vi arriva quando il canale entra in diretta. Rimanete con noi, c'è ancora tanto biliardo da guardare su Bigliar Channel, il canale del Biliardo. A dopo!